Ciao a tutti, Ciao. bentornati. Bentornati in questo nuovo video, oggi nuovissimo video mukbang e rispondiamo a qualche domanda che ci avete fatto su Instagram. Non sono tantissimi, però ne approfittiamo. Abbiamo preso il Mac, occhio al microfono, perché c'è una novità, ovvero il nuovissimo Double Burger BBQ. Io sono una fan del Double Chicken BBQ, tipo il mio panino preferito, e quindi ero troppo curiosa di provarlo, di carne. Poi cosa abbiamo preso? Due fillet fish per me. Fammi vedere. Nugget spicy per Nikki, le patatine le ricche col cheddar e i panzerottini. Per te. E queste sono le mie patatine. Tra l'altro il panino era anche in offerta, stranamente. Dove è finito il ketchup? Qui. Era già in offerta oggi, proprio qui Summer Day, si poteva scegliere tra cheeseburger, Double Chicken BBQ, che appunto è il classico, e questo, quindi abbiamo pagato anche meno. Ok, possiamo andare a assaggiare. Io amo questo panino e adoro che l'abbiano fatto perché io amo questo panino, è tipo il mio preferito, ma a volte non ho voglia di pollo, quindi ci sta che abbiano messo un'alternativa di carne. Non so se sarà fisso, se sarà solo una limited, ma secondo me sarà fisso perché era proprio giù nei panini, non era nelle novità. E dentro mi sembra che c'è insalata, appunto due hamburger, cheddar, salsa barbecue e cipolla forse anche. Buono, ma non ho preso la salsa. No, È un po' striminzito. più che altro è più secco. C'è dentro comunque la salsa e tutto, ma rispetto al chicken è più secco. Un'alternativa. Non sarà mai più buono del burro originale. Sì, però non so se lo riprenderei. Quindi se ho comunque voglia di carne, quella sera lì e non di pollo, non prenderei lui. Andiamo gli spicy nuggets, anche questi li abbiamo assaggiati insieme. Non sapevo cosa prendere, casi in cui. Ma che stiamo utilizzando come appoggio di tutti i raggrappi. Il cameraman. Quindi giustamente io mi ci sdraio. Vabbè, spicy nuggets, buonini. Sono spicy ma pochino, non troppo. Mac mantiene sempre uno standard di gusto, non ci sono cose wow, non ci sono Intende. cose. Non c'è niente al Mac che dice wow. Il Double Chicken BBQ. No, non è vero. Il tuo è buono. Tutti odiano quel panino. Si domandano chi lo mangia. Io. Però dovrebbero metterci cose. Anche perché nei McDonald's L'estero è pieno. all'estero c'è un sacco di cose come si chiamano base di Un vegetali. plant-based. Esatto. Che Sì. quindi sembra tipo pollo, sembra carne, ma è vegetale. Di pesce no, non In c'è Svizzera, niente. quello che ho provato, il Double Chicken BBQ Planter che ho provato in Svizzera, Sì. era. Cioè, praticamente non si distingueva dalla carne. Forse in Germania non c'erano, ma Ma c'era un'alternativa di pesce. però anche in Francia c'erano. Io quando sono andata a Londra ce n'erano un sacco. Solo in Italia proprio non abbiamo quelli lì vegani. Forse il Burger King ce li ha in Italia. Uno. Ah, sì, uno. Anche mi sembra i nuggets. Però si dovrebbero mettere qualcosa perché tipo uno che non mangia neanche il pesce può mangiare solo i panzerotti. Insieme O il non va. toast senza prosciutto. Non va. Uno che mangia solo che non mangia. Sì, però. Sì, poi diciamo che andare a mangiare il McDonald's e non mangiare Vabbè, però. la carne è un po', diciamo che è un po' una cagata. Non è vero. Così io voglio di fast food, ma sono vegana. Vegetariana, fai perché vegano è già più difficile. È un peccato per loro. Sì, perché obiettivamente al Mac sto guardando, stavo leggendo che è una delle uniche cose non vegetariane al Mac, cioè neanche le patatine sono vegane Vabbè, vediamo. Ci hanno fatto poche domande stavolta. Non avete niente da chiederci, raga. Mi chiedete sempre i mukbang, rispondo alle domande, eccetera, eccetera, eccetera. Ti piace andare ai concerti? Il primo e l'ultimo, quale sei stato? Mac. Cominciamo. A me piace andare ai concerti.
mi è sempre piaciuto. Ho smesso negli ultimi anni perché la Nicki non piace andare a concerti. Ah, puoi andare tu? Va bene, quindi. A me piace. L'ultimo a cui sono stato è stato parecchio tempo fa. I Snob Live. Al... No, non c'entra con in discoteca. Beh, un concerto. Concerto. L'ultimo che sono stato di Salmo per l'uscita dell'album Elvis Back. In uno stadio, in un'arena. Era all'Alcatraz. Però l'Alcatraz è un posto dove fanno i concerti. Sì. Non era una discoteca, cioè non era una serata in cui c'era Salmo. Era il concerto di Salmo. Sì, ma sei tranquillo? Sono tranquillo. Il primo è stato un gruppo rock sconosciutissimo, che tra l'altro poi sono spariti perché non ho mai più sentiti qua in zona. Quando era tipo un festival, una nostra festa di paese, ed era questo concerto di questo gruppo bergamasco sconosciutissimo. Muoio. Che è sparito. Vabbè, ma un concerto anche lì in uno stadio, in un'arena? Non sono mai stato in uno stadio. Ma un concerto? In uno stadio no. Sono stato al Forum, sono stato all'Alcatraz, ma non sono mai stato in uno stadio proprio di un concerto di un cantante pop. Al Forum che hai visto? Al Forum ho visto Ligabue. Io invece non mi piacciono, ma perché non c'è nessun artista per il quale mi farei quello sbattimento di sole o magari piove, quindi sotto l'acqua, coda, aspettare in piedi, aspettare tutto il giorno per cosa. Infatti i pochi concerti a cui sono andata erano con i posti numerati e sono andata non per volere mio ma per accompagnare. Tipo il primo, non mi ricordo se forse è stato quello all'Arena di Verona, di Emma e Alessandra Amoroso, quando avevano vinto entrambe Amici un anno e l'altro, e poi hanno fatto un concerto insieme. Penso sia stato il primo, o comunque anni prima, quando ero piccola andavo tipo a vedere le Winx, quelle cose lì, ma non so se vale. E l'ultimo penso sia stato quello di Violetta a Savo, perché poi raga proprio non mi piacciono, proprio no, non so chi dovrebbe venire in Italia per spingermi ad andare al suo concerto, e comunque andrei col posto numerato. Non andrei comunque in fila dalla mattina nel prato con tutti che mi schiacciano. Oh, no. L'ultimo concerto che siamo stati è stato il Love Me. Sì, ma non siamo entrati. Vabbè, eravamo al Love Me. A 4 km dal palco, però. Esatto. No. E quindi, no, non è il mio ambiente. Non mi piace. Ma poi non ho cantanti, dico, Io i concerti a cui mi piacerebbe veramente andare tanto, sono tipo i gruppi storici, rock, Metallica, sono stati di recente, robe gigantesche. Poi in Italia anch'io penso mi muoverei solo per Salmo. Boh. Sono diventati vecchi e pigri. No, mi sono mai piaciuti. Piacerebbe farti truccare da Mr. Daniel o da Clio per il tuo matrimonio? Cioè proprio due della porta accanto. Sì, ma più che altro mi piacerebbe farmi truccare al mio matrimonio, se ci fosse qualcuno qui capace e conoscersi, perché magari non li conosco. Beh, è una questione di sbattimento. Però mi vi ho già raccontato mille volte, mi truccherò da sola, perché qui non conosco nessuno, non c'è molta scelta. Cioè viviamo in dei paesini che non è che guardano molto queste cose, e quindi mi truccherò da sola. Mi va bene, almeno che sono capace. Se non fossi stata capace non so che avrei chiamato. Non ce la fai, eh? Hai molti amici e amiche? Rispondere prima tu, visto che io ho risposto a questa domanda. Hai molti amici e amiche? Io sì, ho tanti amici. Amici o amiche? Ho tanti amici. Ho tanti amici, persone con cui condivido il tempo, per realtà. Quelli che vengono, dipende cosa intendi con amici, però sì, ho tanti amici. No. Amici.
tu nella tua testa dirai chi consideri tuo amico e chi no. Io ho tanti amici che però non vedo sempre. Alcuni li vedo sempre, alcuni non li vedo sempre, ma se dobbiamo contarli ho tanti amici. Quello sì. Tu li reputi amici? Tante persone che reputo amiche, solo che sono molto sparse. Vabbè, ma il tempo quanto le vedi non vuol dire. Io sto dicendo se tu le reputi amici. Ho tante persone che reputo amiche, ma che non riesco spesso a vedere per la distanza, il lavoro. Quello ok. Tu hai tante amiche? Io no. Ma non ne voglio tante. Cioè, ma poi non so lui in che criterio. No. Dice se uno è suo amico oppure no. Però io amiche amiche. È molto soggettivo. Molto soggettivo, non c'è modo di definirlo. Amiche ne considero tre. Che sono le tre che poi ho invitato al matrimonio. Il resto sì, ho tante altre persone con cui parlo, con cui mi vedo, anche tanti clienti con cui poi si instaura il rapporto, però non le considero mie amiche. Magari ci raccontiamo quella volta che viene a fare le mani, un po' come è andato il mese, magari più nello specifico rispetto a come faccio con altri, magari è solo un tutto bene, com'è il tempo, bla bla bla, però non la considero un'amicizia. E amici no. Ho un amico che vedo ogni tanto, quella volta e basta. Sei ipocondriaca, fai esami medici solo se fosse stretta. Io non li faccio. Lei piuttosto di andare al medico muore. Ma proprio per lo sbatti, non per la paura di sapere. C'è chi non va perché magari ha paura di scoprire di essere malato. Non per quello, ma proprio per come è organizzata. Cioè che è uno sbatti, raga. Per visitare una visita dovete fare 10.000 chiamate. Dovete aspettare 10.000 secoli. Cioè se io, che ne so, ho avuto il problema al dito qui, che a quanto pare era disidrosi, se io so che chiamo e mercoledì, che è il mio giorno libero, mi danno appuntamento per andare, anche pagando, va bene. Vado, sento cosa deve dirmi, prendo quello che devo prendere, anche se mi dicono fai così, lo faccio sempre e basta. Ma non è così, bisogna chiamare un centro medico, capire quando il dottore è libero. Cioè, per dirvi, solo per fare il certificato medico della palestra è stato un casino, perché il mio medico di base non lo faceva. Il centro dove qua lo la palestra aveva il medico, ma potevano solo in giorni e orari improponibili, tipo metà del pomeriggio, che raga, cioè la gente lavora, non faccio in metà pomeriggio andare a fare il certificato medico. O se no dovevo aspettare 10.000 secoli, ma non potevo andare in palestra nel mentre, ormai l'abbonamento era partito. E quindi ho dovuto chiedere un favore a una che viene in palestra, perché se no, raga, non potevo neanche farmi il certificato medico. Cioè è veramente assurdo secondo me. Quindi è per questo che di conseguenza non vado. Anche se bisognerebbe andare a fare i controlli, però se anche solo per fare degli esami del sangue devo chiamare il mondo, ci passa la voglia. Tu, anche tu non vai? No, io non vado se non è necessario, però io sono molto più, cioè, molto più risoluto, nel senso sto male, vado a vedere cosa. Vado all'ospedale, cioè se io sto male vado in ospedale in fretta, lei davvero piuttosto muore che andare al pronto soccorso, per esempio. Ma com'è andata al pronto soccorso? Ma perché non ho mai avuto niente così grave. Per tutto il resto, tipo io per esempio vado sempre dal dentista, cosa che tu non fai e tu bisognerebbe fare. Perché ecco, tipo i denti li reputo molto importanti. Perché è una cosa estetica? No, perché non ho sistemato i denti quando ero piccola, quando potevo. E ho dovuto sistemarli adesso perché avevo un dente che non era sceso del tutto, che se io avessi messo l'apparecchio a stelline quando ero all'elementare, perché l'avevo messo sul palato perché ero stata obbligata, perché erano troppo stretti, e dopo dovevo mettere le stelline, ma non l'avevo volute mettere. Quindi avevo sto dente che non era sceso del tutto, se lo lasciavo così anche quello sotto si alzava troppo per andare a compensare il buco. Però ora io le stelline non ho voluto metterle, quindi ho dovuto ricostruire quel dente. Quindi l'avessi fatto alle elementari sarei stata a posto, invece adesso dentro un pezzo di dente finto. E poi danno tutti i problemi alla testa, alla cervicale, tutto. Quindi i denti li reputo molto importanti. Poi il dentista lo chiami e ti dà appuntamento domani. Perché è a pagamento. Punto.
Ma non devi chiamare terze persone, chiami lo studio, mi dai appuntamento per una pulizia, domani vieni. Nicole contro il sistema sanitario italiano. Tu cosa ne pensi? Tu perché non vai dal dentista? Io vado dal dentista perché sono terrorizzato. Perché da piccolo i miei mi hanno tipo. Me l'hanno fatto vivere veramente male. E quindi tipo io quando vado dal dentista, nonostante abbia 26 anni, sia grande, grosso, tatuato e brutto, appena fa io inizio a tremare come un bambino. E proprio fisicamente, quindi non ce la faccio, devo mega sforzarmi No, per andare. non mi fa né caldo né freddo. Vabbè che vado una volta ogni 2 giorni. Io mi hai preso l'abitudine, ma io soltanto entrare nello studio, sentire l'odore, mi si rivolta lo stomaco. Mi sento proprio fisicamente male. Poi io toccare lì va, si va, però. Ah, tutta quella pulizia prima del matrimonio. Si va. Infatti Vai, farlo. io avevo messo l'apparecchio, io avevo quella stellina. Che poi, crescendo, non avevo più voce. Cioè, il dottore mi aveva detto, metti l'apparecchio stelline, Ah, questo passa, si bisogna risolve e mantenere. basta. E che la verità è che poi non è vero, cioè non è che una volta che tu hai i denti a posto, l'apparecchio stelline è a posto, anzi, poi parto perché tu tutte le notti devi mettere ancora quella roba lì e via così, no? Infatti io ho i denti sotto storti perché avevo piantato di tutto perché non ce la facevo più, non ce la facevo più, non avevo più voglia. Devono metterti il filo, come non hanno fatto a me, che non mi ha messo il filo e si sono ristortati, ora li sto riraddrizzando. Vabbè, su Instagram vi ho raccontato le varie disavventure dei miei denti. Abbiamo l'ultima domanda. Ti capita di litigare per far valere il tuo pensiero se non viene rispettato o ascoltato? Tutti e due è un grosso sì, probabilmente. No, perché Luca non accetta che le Oh. persone abbiano un parere diverso dal Non è suo. vero. Solo con Quindi, se te. tu dici, Vuoi discutere in video? no, per me è così, lui si arrabbia e dice no, non è vero, no, perché tu non puoi giudicare la gente, no, perché tu fai questo, tu fai questo. No, io ho questo parere, tu puoi avere il tuo, io ho il mio, punto. Lui invece pensa che il suo è giusto, è quello universale per tutto il È una mondo. questione di modo, è una questione di modo. Dire una cosa fa schifo è un giudizio, dire una cosa non mi piace è un'opinione. È tutto qui il mio concetto. Sì, ma tu vuoi sempre che gli altri la pensano come Sì, può darsi, ma sì, un po' sì. Un po' te. mi sforzo di non farlo, ma un po' sì. Ma tu non hai il pensiero universale del mondo. No, ma sono parecchio più Anche quando intelligente di me. dici chi l'ha deciso che è una cosa fatta così? E lui, io lo dico che fa da fare così questa cosa. Perché spesso e volentieri non ho voglia di stare a spiegarmi, quindi dico io l'ho deciso e o è così o lo fai da solo. Sì, ma non è che tu decidi, cioè se io dico mangio la carne, non è che devi mangiarla anche tu, No, infatti. Sì, è capito? vero. Solo Con che te che non l'hai quando. mangiata. Infatti non l'ho mangiata, ma se io mangiassi soltanto cose. Se io oggi avessi mangiato un fillet fish e tu avessi guardato questo fillet fish e avessi detto che schifo! Mi sarei Probabilmente sentito. tanti l'hanno detto quando Sì. hai mostrato i tuoi Esatto, filet. mi sarei sentito giudicato ed è una cosa sbagliata perché io non devo sentirmi giudicato. Cioè, poi sti cazzi, gente. Cioè, Infatti. io ho 20-30 anni, se volete dirmi che schifo i fili di fish. Sei tu che mi stai sulle balle quando dici le cose così. Ok. Bene, raga, abbiamo mangiato tutto in 10 secondi, Sì, io stavo 20, morendo di fame. 23 minuti, abbiamo mangiato tutto. Fateci sapere se avete provato il nuovo panino. Sbrodolando. Ah, vi racconto una cosa divertente. Oggi Nicole siamo andati a fare merenda in una pasticceria, panetteria, quello che è, una bakery dove si mangia. E mentre stavamo facendo merenda, Nicole stava cercando di prendere un fazzoletto che volava via. Quando ha fatto così e puff! Ha buttato in terra tutta quanta la centrifuga sui suoi pantaloni. E mi ha fatto mega ridere vedere Nicole tutta smerdata di centrifuga. Tutta Non dirle parolacce. sporca di centrifuga. È stato divertente. Che ridere. È stato molto divertente. Questa è una Alessia lunga con i pantaloni sporchi. Probabilmente si erano asciugati. Vabbè, raga, fateci Ok. sapere se il panino vi è piaciuto, se avete assaggiato, se andrete ad assaggiare. Io devo dire, continuerò a prendere il mio double chicken BBQ. Molto, molto più buono. Questo è troppo asciutto e i nuggets piccavano tantissimo. Follia. Ci puoi fare fuori la fine del video in santa pace? Oh sì, patatone mio. Sì, ahia. Quindi con questo è tutto, io vi mando un super bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!